ragazzi, lo chef più amato d'Italia. Vediamo insieme il filmato e poi lui sarà qua. Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? L'olio vecchio. Che profumino. Fai assaggiare un pezzettino. Hai assaggiato te? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa rubina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa rubina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Antonino Cavanacciuolo! Ma che bell'uomo che sei! Grazie! Vero? Canti? Canti? Non ho capito. Canti? Faccio cantare. Fai cantare? Mi non piace ascoltare. I napoletani, so, tu sei... qualche canzone napoletana. Tipo? Uso la mia. Sei ma non canto, Mara, non iniziare. Proviamo, tu dai. Tu sei pericolosa. Proviamo, dai. No, no, oggi ma non hai visto Fogli che cantava? Chi? Fogli. Eh sì, ma lui, fammi cucinare a me, non mi fare cantare. Ma qui non ci abbiamo i fornelli, sole mio, non ci abbiamo niente. Anzi, è così, il sole mi sta pronto a te. Basta. Ma allora... Ti ho dedicato il sole. No, me la devi cantare, dammi un gelato. No, che gelato? No, no, ehi. E dammi un gelato. Ma è la cosa è una giornata sola, l'aria serena, dopo la tempesta. Hai fatto pure cantare. Canzoni rapide. Ma posso capire una cosa? Aspetta che ne vuole fare un'altra. No, no, non ne voglio fare un'altra. Cioè io nella mia vita cucina, no? Sì, lo so. Perché mi volete far tutti cantare? Non lo perché so. Ho visto te a Napoli. Un tenore? No, cioè, potresti esserlo, le physique du rôle ce l'hai. Tutti quanti vogliono far cantare, fatemi cucinare. Ma io se potessi ti farei cucinare. Visto? Ma magari, ma non abbiamo una cucina, qualcosa? La prossima volta. Prossima volta, dai. Allora, intanto, grazie davvero di essere grazie a te, qua. Mara. Ti devo dire che io sono una tua grande ammiratrice, ho una immensa stima per te e poi anche una simpatia umana, te lo devo proprio dire. Io seguo i tuoi programmi, Cucine da Incubo, mi piace tantissimo. Amo cucinare, ma con te non lo farei mai perché, perché mi fai dei cazziatoni terribili, sicuramente. Non potrei mai farlo, Antonino. Mara. Secondo me tu cucini bene. Io adoro cucinare. Si vede dagli occhi se sai cucinare. Ah sì? Perché il cucinare è un dono. Non tutti possono cucinare. Tu te dici? Secondo me puoi cucinare. Insomma io ci provo. Mio marito l'ho conquistato con una pasta e fagioli. Io sono di Venezia. Sono veneziana. E per cui la, io... Allora dimmi una cosa, asciutta o un po' più brodosa? Cremosa. Cremosa. Io ci metto rosmarino però. Sì. Che a Venezia... Noi usiamo più a, per finire un po' di prezzemolo, un po' di peperoncino, un po' di olio. Prezzemolo? Sì, all'ultimo per far soffrire. Un po' di pepe. Sì, prezzemolo ci sta bene. No, noi mettiamo proprio a Venezia un profumo di rosmarino. E non... Allora conosci bene il rosmarino? Chi? Il rosmarino lo conosci certo bene? Che lo conosco. Ma io sono una... Cioè, non a livelli... però, insomma, ma me la cavo. Il rosmarino è dentro di noi, perché alla fine nasciamo con l'odore del rosmarino, no? Dalla nonna, dal pollo, dal giardino, c'è infatti, sempre la pianta di rosmarino. Per te parte tutto da tua nonna. Mi alzate un po' l'audio, perché non sento... Anche voi, allora non sono io che sono anziana, che non sento. Allora, un po' di audio, per favore. Perché stavo dicendo che parte tutto da nonna. Sì. Cioè, tu hai imparato, no? Nonna più che imparato, secondo me, è l'angelo custode. Tutti noi abbiamo un angelo custode. Per me è mia nonna. Io in qualsiasi momento della giornata
do sempre un'occhiata verso l'alto, no? A cercarla, è quella che mi dà la forza. È mancata da tanto? Ma pure qua, sì, è mancata, ero piccolo, sì, alla fine, 25 anni fa. Ma è rimasta dentro di me molto forte. Cioè io prima di entrare qua ho guardato a lei. Cioè ogni sfida che faccio guardo a lei. È bellissima questa cosa, sì, che mi dici. C'è un legame forte. Cioè lei è il tuo angelo custode. Sì. Ma questo rapporto nasce, era un rapporto molto, molto... Ma perché era una persona speciale, una persona che non vedeva il male. Non ho mai sentito parlare male di qualcuno o vedeva il male in qualcosa. Perciò questa cosa qua mi ha dato tanto. Perché tanti guardiamo sempre la parte negativa. Ci hanno portato a vedere sempre la parte negativa. Tu puoi fare bene una vita, sbagli una volta, vieni subito criticato. Non si dimentica molto facilmente quello che hai fatto. Invece lei era sempre la mano per tutti, il dolcetto per tutti. Se poteva aiutare, aiutava a tutti, metteva sempre qualcosa da parte per persone che non fortunati alla vita, no? Perciò per cui questo legame qua è molto forte. Un po' un faro nella tua sì, vita. Sì, 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 sì. E la cucina com'è nata, Antonino? La cucina è nata. La passione per la cucina. Sicuramente da mio padre. Perché mio padre ha fatto una vita... Che insegnava, faceva... Insegnava a scuola alberghiera, più lavorava nei vari alberghi della penisola sorrentina, e dove tutti i giorni vedevo queste giacche bianche volare in casa mia, no? E allora da lì ho detto, io voglio fare il cuoco, ma già da piccolo, 8 anni, 9 anni, voglio fare il cuoco. Poi è arrivato il momento dopo la scuola media... Ho detto, papà, devo fare la scuola alberghiera. E mio padre là c'è stato un po' di stop. Non era d'accordo. Abbiamo fatto un mesetto che all'ultimo, credimi, mi ha portato l'ultimo giorno, mi ha iscritto alla scuola l'ultimo giorno. Perché ho detto, mi fai fare quella scuola là e non faccio niente. Proprio sai quando volevi. Ormai avevi deciso quello che doveva essere, no? Ma sto bene, io è un lavoro che mi fa sentire bene, mi fa stare bene. È un lavoro creativo, puoi creare, puoi far felice la gente, perciò c'è un dono particolare, ti può far viaggiare il mondo e ti fa scoprire tutti i giorni qualcosa di interessante, no? Ti devo interrompere un attimo, mando la pubblicità e poi siamo liberi di andare avanti. Pubblicità. C'è Domenica Il, sulla Rai, c'è Domenica Il, c'è Domenica Il, c'è Domenica Il. Eccoci qua e ritorniamo a parlare, sono davvero molto molto felice oggi di parlare con te, Antonino. Pure io. Hai scritto 6 libri, tutti di grandissimo successo. Però tu mi parlavi adesso di un libro che ha avuto... Ma un po' il mio preferito. Questo è un... L'ultimo è vegetariano, un po' lo dedico a mia moglie. Che è un po' vegetariana, non tanto. Del tutto. Tanto vegetariana. Sì, ogni tanto devo forzare a fargli mangiare un po' di pesce o di carne, ma ama mangiare verdure. E tu invece? Mangi io tutto? Io mangio tutto, ma mi piacciono le verdure. Mi danno un qualcosa in più, poi il racconto della nonna... Andiamo sempre a finire là, ma alla partiamo fine, sempre da lì. Alla poi, fine dai. Erano contadini, perciò in casa mia si mangiava tanta verdura. Senti, all'inizio papà non era d'accordo, poi invece hai fatto la scuola alberghiera, hai cominciato a lavorare. E no, aspetta, non era d'accordo, poi mi è iscritto alla scuola alberghiera, ma dopo l'estate dopo mi ha mandato sotto a uno chef... Ma che picchiava. Quello delle uova che ti faceva rompere. Quello era un po' prima, quello era con lui. Per farmi prendere un po' quante la manualità. Quante uova ti rompevi? Da 800 a 1000 uova alla mattina per fare un gelato alla vaniglia. Là. 800, sì. 1000 uova per fare gelato alla vaniglia? Perché c'è una tecnica anche nel rompere le uova, che adesso allora, potrebbe no, essere... Là andavamo in velocità. No, perché a me le rompono spesso le Beh. Uova a casa. No, mi si rompono spesso. E perché? Perché non le so, sai che per Roma, mio marito adora le uova al tegamino, sì.
E io le faccio. Perché, dare un tocchetto. Allora, a me piace togliere il giallo, perché l'uovo al tegamino fatto bene, prima dovresti mettere la chiara, il bianco, e poi tenere il tuo orlo e poi aggiungerlo. È giusto? Anche no. Devi stare attento alla temperatura del pentolino. Ma hanno detto che doveva essere così, per cui divento matta, rompo le uova, però a volte mi casca pure il giallo, per cui per fare due uova al tegamino ne rompo tipo 7-8 e poi dico vabbè, tu mi dici che però non posso anche farne piano, a meno. Piano piano. Va bene anche versarlo al limite in una ciotolina e poi versarlo in una pentola. Piano piano. Che ci metti tu, il burro o l'olio? Io metto un goccio d'olio. Ma se usi una padella antiaderente, pochissimo, proprio una lacrima. Proprio, e poi asciugato con la carta in modo che non sia troppo unto. Una grattata del tartufino sopra, a morte sua, quello bianco. Ma pure un po' di pancetta, pure due favette. Pancetta. Un po' di pecorino grattato sopra, ma così, in scioltezza. Le sue sue. Anzi, l'uovo mio preferito era quando avanzava il ragù napoletano, il sugo del ragù, la salsa del ragù. Che buonissimo. Poi dopo la sera accendevi piano piano, quando cominciava di nuovo a bollire, blu. Ci aprivi le uova dentro, che si facevano tipo un uovo in camicia dentro a quel pomodoro. Mara. Lo conosco. Avevo un fidanzato meridionale che me li faceva, non posso E l'ha lasciato. Uno che ti faceva quell'ora non va lasciato. Sì, faceva questo piatto qua. Ma l'hai lasciato te? Insomma, metà e metà. Madonna. Ci siamo lasciati. Uno che ti fa questo qua. Cucinava benissimo. Ho imparato tantissimo da lui. Vedi che l'amore passa. Vabbè, era Arbore, ve l'ho detto. Arbore cucina benissimo. Cucina benissimo. Vediamo questo filmato, il grande Antonino Cavanacciuolo. Vediamo. Quale filmato? Un medley, un purpurì di tuoi filmati. Di chef, lo metto tutto l'uovo, va bene? No, questo è poco. Questo avevamo detto, mezzo chilo. Dai, era per mezza dose quell'uovo. Abbiamo raddoppiato la dose, si raddoppia tutto, non solo la pasta. Giusto, chef. Guarda, vedi, San Valenzano. Questa è cruda. Tocca un ingrediente e l'ingrediente ti parla. Io sto unendo insieme. E poi? Faccio un gnocco? No. Sto piatto qua non lo darei nemmeno al mio cane. Terribile. Lei l'ha assaggiato? No. Buono? Un po' schifo. Digli a Roberto in fare giazzi, sughi su. A catena devono uscire i primi. Stanno aspettando? Roberto, non deve parlare con la sala, devi parlare te, devi comunicare te, sennò parliamo tutti, si fa il casino! Finalmente è finito questo incubo. Adios. Senti, ma avete preso proprio la prima, come fate ad andare a scalare? La prima questa è? I miei autori. Ma è tutto vero? Un'altra domanda? No. Ma che sono terrorizzati questi poveretti. Vabbè, un po' la mia presenza, ma là era ancora la prima, perciò non c'era ancora il fatto che arrivava Cannavacciuolo, perciò era verace, no? Ma è bello così. E alla fine l'abitudine non ti fa vedere. Tu arrivi nel tuo locale, talmente che sei abituato, non vedi determinate cose, per te va bene così. Poi quando arriva uno da fuori ti dice, ma ti fa vedere, ti fa osservare e tu a quel punto vai in difficoltà. Però loro poi ti sono grati, nei tuoi confronti c'è gratitudine, perché poi comunque... Ti dico la verità, c'è chi ha avuto solo un passaggio, no? Oppure non si è modernata ai tempi di oggi, sono ancora, sai, 20 anni fa, 30 anni fa, allora tu vai là, gli fai capire dove sta andando la cucina, dove è il locale, come per attirare delle persone, ma pure una semplice illuminazione in un posto attira gente, dall'insegna, dai social, tu gli spieghi proprio tutto. Poi invece ci sono gli improvvisati secondo me stanno
in tutto il mondo, in qualsiasi lavoro, certo, no? E certo, quelli là non hanno vita lunga. Ma tu ti aspettavi tutto questo successo? Perché tu sei proprio simpatico al pubblico. C'è proprio un successo tuo personale, al di là del talento tuo come chef e quello che riesci a realizzare, però c'è una simpatia umana, io lo vedo anche qua, il pubblico, adesso è venuta la nostra Enza, arrivano i messaggini per te, cioè questo è qualcosa di più, è qualcosa di importante. Beh, che va oltre, no? Te l'aspettavi? Ti devo rispondere no, perché alla fine non è il mio lavoro fare un programma televisivo, non ho studiato per fare televisione, ho studiato per cucinare e nel mio lavoro mi sento un professionista. In televisione cerco di raccontare il mio lavoro, ma fare televisione secondo me è un'altra cosa, no? Un altro. Però ci riesci molto bene, ci riesci molto bene. Beh, ma fatemi parlare sempre di cucina, non mi fare cantare. No, no, se mi fai cantare significa non ci riesco bene. Sai che io amo la canzone napoletana. Senti, parlami di tua moglie. Questo libro, allora, è dedicato in parte a tua moglie, perché tu mi hai detto è vegetariana, quasi, quasi. Fa finta di mangiare pesce e carne. Fa finta. Allora, ti dico come fa, un pezzettino di pesce. Allora, taglia e mette un po' qua. Toglie la pelle e la mette qua. Toglie un altro pezzettino. Ma, diciamole, l'ho finito. No, l'hai solo tagliato, l'hai dissossato un po', però. Senti, fa finta. Cucini tu a casa? Per i figli, sì. Per i figli, sì. Beh. Voi vi siete conosciuti perché tu eri andato a lavorare e sì, in questo sono andato sul lago d'Orta per fare una stagione e l'ho conosciuta come amica, veramente amica. Lei era la figlia del proprietario, sì, no? Ed eravamo proprio amici. Abbiamo fatto due anni... Una bella amicizia, no? Ma bellissima, avete fatto due figli dopo? No, veramente, credimi. Sì, ma voglio dire, nasce come una bella amicizia, credimi, ma dopo è diventato... Amica, nel momento che io ho detto vado via per andare a lavorare a Capri, sono andato al Quisisano a Capri nel 97-98, da quel momento l'ho visto cambiare un qualcosa. Hai capito che c'era qualcosa in più di una... No, forse lei ha capito. Quando tu hai detto vado no, quando via. Io vado via, perché per me fare esperienze nuove nel mio lavoro è per crescere, no? Per avere un grande curriculum. E cosa, no? Hai fatto? E lei, ho visto che ha cambiato espressione, no? Niente, io sono partito e lei mi ha seguito. Veniva spesso a Capri, da là è nato. E poi avete realizzato insieme questo progetto e 20 poi anni nel fa. 99-2000 abbiamo fatto questo passo da due ragazzine, perché avevamo 23-24 anni, e oggi penso dopo 20 anni, perché quest'anno abbiamo fatto 20 anni insieme a Villa Crespi, dico, ma ero pazzo, cioè veramente un qualcosa di straordinario quello che è nato, ma non lo rifarei. Non lo rifaresti? No, no, no. Con il successo che ha Villa Crespi, due stelle... Non lo rifarei perché secondo me a 23 anni un ragazzo deve vivere la vita. Io ho dedicato troppo al lavoro, cioè io pensieri. Ho dato tutto al mio lavoro, dalla mattina alla sera per 8 anni. Beh, però adesso ti puoi prendere il tempo per te, per la ma tua i 20 famiglia. Anni sono passati. Cioè, io a 23 anni dovevo girare, ho fatto dei passaggi in Francia, dovevo andare in America, dovevo andare a Londra, in India, per conoscere la cucina mondiale. Cioè quello per cioè hai che dei mi manca. Rimpianti, pur sì. avendo sì, sì. tutto, tu hai dei rimpianti. Come infatti i miei ragazzi quando fanno un paio di anni così dicono, fatevi le valigie e andate all'estero, andate e studiate, perché la cucina è uno studio continuo. È così. Quello è il consiglio che do ai miei ragazzi. Che papà sei? Un papà assente. Assente. Per e anche lavoro. Questo ti dispiace. Oggi sto qua, è il compleanno di mia figlia, stasera riparto perché devo... Amore, come si chiama tua figlia? Elisa. E quanti anni? 12 compri? Anni. Senti, Antonì, non mi dire de no, datemi un microfono, facciamo gli auguri ad Elisa, che si chiama peraltro come mia figlia, tutti insieme. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te, tanti auguri.
te. Tu oi, prendi sempre la palla, eh? Pam, come mi fai cantare? Questa è un'altra roba. Scherzo, scherzo. Questa è una roba fatta con amore per la tua bambina. Assente, ma quando posso scappo sempre da loro e... C'è Lisa che dice voglio seguire quello che fa mia mamma e invece c'è Andrea che secondo me è peggio del papà. Ti faccio vedere questo filmato, Antonino. Vieni qui, ma portati gli occhi e il cuore. Io ti porto un gelato che non puoi mangiare. E piangiamo insieme che non piangi mai, mai. Non nasconderti con le battute, non mi allontanare. Invece dimmi cosa ti andrebbe di fare. E ridiamo insieme che ridiamo sempre. Sempre, sempre, ma non basta mai. Mai, mai, mai. Mai, mai, mai. Ah! Papà, sta zitto! Sto zitto, mi stai facendo male. E fa fatto. Amore, mi stai facendo male. Hanno beccato un papà sfortunato. E i figli sono pizzi? Sono stato fortunato, hanno beccato due bambini. Però prenditi il tempo per stare con loro di più. No, Tonino, hai avuto tutto. C'hai tutto. C'hai un grandissimo successo. Sai, poi il tempo passa, quando sono così piccoli te devi godere. No, ma sono due bambini veramente speciali, dai. Ma hanno anche una mamma e un papà speciali. Ma loro c'hanno del loro. Cioè, sono tutte e due dei bambini veramente speciali. Poi ogni figlio per il genitore è il massimo, no? E ti rincorre fino alla macchina per salutarti, ti aspettano la sera, cioè veramente quando possono vengono sul lavoro. Bello. Infatti tu oggi, adesso finiamo, tu vai da loro, no? Subito. Ah, ecco, stasera state assieme. Subito. Facciamo vedere le foto del cuore, finiamo così con le foto del cuore, dai. Come no? Allora, prima foto del cuore. Tu stai scavando proprio dentro, eh? Sta venendo fuori un'intervista completamente diversa da quella che mi aspettavo. Questo che è un ragù? È il ragù della nonna. No, questo non è un ragù della nonna, questo è un ragù. Il ragù della nonna era a pezzi interi. Ah, ecco. Poi dopo li tagliamo, capito? Il ragù napoletano, quello che comincio ore e ore. Questo non è napoletano. E questo... Questo è... Scusa, la foto chi l'ha portata? Io, questo non è la mia foto. Ma la foto del cuore! Ah, non l'hai portata tu? Questa non l'ho portata io, non ma lo so. Le foto del cuore deve portare. Io ho portato niente. Scusa che gli vado a dare una botta in testa. Questa è la mia foto. Dice che l'ha trovata su Instagram e c'era scritto il ragù della nonna. No, non l'ho pensato, ha detto una bugia. Allora via, questo è un ragù, non lo fa. Ragù, comunque il ragù per me era un qualcosa di bello. Perché è il primo legame che c'è un bambino vicino a una pentola. Era la colazione della domenica mattina, quando la nonna prendeva la parte finale del pezzo di pane, lo scavava e ci mettevi il ragù dentro. Eh sì. E tu là, sempre la nonna, e tu là ti mettevi il primo sole di aprile, no? Ti mettevi fuori in terrazza e ti mangiavi quel panino. Ma tu lo fai ogni tanto? Io... Nei miei ristoranti, perché sia a Novara e a Torino che ho quei ristoranti, nel menù fuori carta, diciamo non proprio nel menù fuori carta, c'è sempre il ragù napoletano. E ancora pure a Villa Crespi, eh? Chi viene a Villa Crespi vuole il ragù napoletano. Ci devo venire, ti verrò tutti a trovare. Tutti ogni due o tre giorni mettiamo su il ragù napoletano. Le tradizioni, seconda foto del cuore. Questa è roba tua? Sì. Non mi dica manco questa è roba tua? Questo era... Pesce? No, questo era cocomero, una salsa di arachidi, pomodoro alla vaniglia e polpo. Tu hai
la passione della pesca, vero? La pesca, aspetta, ho la passione della pesca, ma non voglio pescare. Cioè, è una cosa bellissima. Cioè? Io vado a pesca, monto le canne, ma spero di non prendere pesci. Perché vado, sì, io vado là perché è il momento in cui io non penso al mio lavoro. E sei? È l'attimo, 3 ore a pesca, io 3 ore esco fuori da tutto. E quando mi capita di prendere tanto pesce, mi annoio, capito? Io voglio stare là, non voglio lavorare, capito? Non è che perché pescare tanto è un lavoro pure là, no? Allora spero. Ma lo ributti dentro più delle volte. Sì, sì, sì. Però è il tuo momento sul lago, di relax. Sì. Sul lago io dico una cosa, togliere un pesce, uno il più grosso ho preso un pesce di quasi 10 kg da riva. Mm. Togliere quel pesce da un lago così piccolo, secondo me fai veramente un danno all'ambiente, un danno a quel lago là. Perciò una foto, una carezza e poi lo rimandi dove era. Però la pesca rimane, è un hobby, sì. È un momento tuo. Ma io dove vado nel mondo, vado sempre a pescare. Vado a Napoli e mi metto a pescare. E la pesca mi ha dato pure la forza di restare sul lago, perché ero appassionato di pesca, facevo pesca subacquea. E allora sul lago mi dovevo, dato che non si può fare pesca subacquea sul lago, mi sono incuriosito a questa pesca che con le canne. E allora da lì oggi è diventato proprio sia un hobby che sia una collezione di attrezzi da pesca. Ogni 2 o 3 mesi mi vado a comprare una canna, un mulinello. Il tuo hobby. Beh, li vedi là tutte le canne. Tu dici, al di là del mio lavoro che ti impegna tantissimo. È uno sfogo proprio che mi ricarica e mi fa entrare in cucina più carico. Senti Tonio, abbiamo finito. Abbiamo finito. Io voglio ancora ricordare a chi ci segue, il libro è bellissimo, io me lo sono letto stanotte. E ci sono delle ricette anche molto semplici da fare, non sono difficili. Ma è interessante perché alla fine c'è il titolo è tutto il gusto che vuoi, perché alla fine se fai un grande piatto con le verdure fai tutto bingo, il sapore che vuoi. Sapore. E sono 50 ricette di cucina vegetariana. Corri dai tuoi figli, vai a festeggiare, fai, dare un bacione, fai gli auguri a Elisa da parte mia, da parte grazie. Di tutto il pubblico. Grazie di a voi. È stato un vero piacere per me conoscerti. È scavato oggi, è scavato. Ma va bene, è venuto fuori quello che sei tu. Grazie. Grazie a te. E buon tutto. Ti voglio bene. Grazie anch'io. Ciao. Spero di vederti di là, vai verso il giro. Grazie a tutti. Torino Cavanazzuolo.